Devo raccontare rapidamente che cosa sta succedendo con YouTube e Pandora TV. È una specie di strano braccio di ferro. Qualche settimana fa ci hanno accusato di aver pubblicato immagini violente. Erano immagini che tutto il mondo ha già visto, ma quando l'abbiamo messo sul nostro canale, che si riferivano naturalmente a immagini di guerra, riguardavano i caschi bianchi. Pensa un po', tutti abbiamo visto i caschi bianchi, ma YouTube ha ritenuto che queste immagini fossero violente e ci hanno chiuso la possibilità di andare in streaming, avvisandoci che al secondo avviso ci avrebbero chiuso il canale. E il secondo avviso però è venuto in modo molto strano. Noi abbiamo pubblicato un video che era un discorso di Stalin del 1941 e era un discorso storico, fa parte di una rubrica che noi abbiamo che si riferisce ai discorsi storici. Bene, non solo ci hanno impedito la pubblicazione, ma ci hanno chiuso il canale definitivamente, con delle argomentazioni che io mi sono scritto e vi voglio leggere perché sono molto divertente. La ragione della chiusura è spam e pratiche ingannevoli. Secondo, miniature ingannevoli o scabrose. Penso un po' a un discorso di Stalin, di cui si vedeva la faccia di Stalin e il pubblico, un po' di militari sulla Piazza Rossa. Frodi, ricatti o estorsioni. Che ha a che fare con quello che noi abbiamo pubblicato? Assolutamente niente. Ma la cosa kafkiana diventa che se tu vuoi replicare, gli vuoi dire: ma che diavolo ci state dicendo, signori? E questi ti dicono che devi rispondere con 50 caratteri, cioè in 3 righe praticamente devi dirgli di che cosa ti devi discolpare. Domanda: di che cosa ci dobbiamo discolpare, visto che non abbiamo fatto niente? È tutto comico, se non fosse drammatica. Quindi ci hanno chiuso il canale. La cosa kafkiana è che il giudice che deve giudicare è sconosciuto. Noi non sappiamo a chi abbiamo scritto questi 50 caratteri di spiegazione, non sappiamo se li leggerà, chi li leggerà e non sappiamo neanche chi risponderà, se risponderà. Quindi siamo, come dire, sospesi. Noi abbiamo prodotto delle cose, credevamo che questo strumento fosse possibile utilizzarlo legalmente e lealmente, e invece scopriamo che non è possibile. Ma è peggio adesso, in realtà non riguarda solo Facebook, non riguarda solo YouTube, riguarda Facebook. Adesso noi scopriamo, lo scoprono in molti, sono ormai molti che denunciano questa situazione, che per esempio sulla pagina Facebook di Pandora TV non si possono mettere in evidenza le cose che si ritiene opportuno, cioè noi siamo i creatori di contenuti, vogliamo metterli in evidenza? No, loro decidono che alcuni di questi contenuti non sono mettibili in evidenza, cioè vengono bloccati indirettamente, non li hanno tolti, ma ce li bloccano perché non te lo spiegano. C'è un'altra cosa molto singolare, per esempio, questo video discorso di Stalin che noi abbiamo pubblicato anche su Facebook. Facebook ce l'ha pubblicato, ma se noi andiamo a vedere sulle statistiche, risulta che questo video non ha nessuno spettatore e nessuna condivisione. Allora, siccome io guardo e sono uno degli amministratori, vedo che invece c'è un sacco di gente che guarda questo video. Sono migliaia di persone, ma nelle loro statistiche il video ha ascoltatori, visualizzatori zero e condivisioni zero. Poi scopriamo anche che Facebook pubblica le reazioni dei nostri spettatori quando ritiene opportuno, non seguendo il ritmo temporale. Io scrivo un commento, poi c'è uno che mi risponde, poi c'è uno che risponde alla mia risposta. No, no, loro mescolano le carte, tolgono, aggiungono, mettono, e tutto questo fa parte come dire, del folklore di questa situazione, ma è un folklore assolutamente, io ritengo, drammatico. Adesso arriviamo all'ultimo o al penultimo punto. Forse non tutti sanno, Bio Blu ne ha parlato molto opportunamente, ha raccolto le firme, noi abbiamo contribuito. È la direttiva dell'Unione Europea che adesso a luglio viene approvata. Ed è una direttiva che dire kafkiana è poco, perché loro ti dicono che da questo momento in avanti tu potrai pubblicare dei materiali su internet solo ed esclusivamente se hai l'autorizzazione del detentore del copyright.
E io penso, come produttore di informazione e comunicazione, che in queste condizioni non posso più fare niente. Cioè io non potrò più pubblicare niente, perché come posso andare a cercare, ci vorrà un mese, una settimana, due mesi, un anno, quello può anche non rispondervi, quello può anche non dire niente. Io ho in mano un'informazione, ho un ragionamento da fare, non lo potrò fare. Quindi questa è una nuova trappola micidiale che viene messa in atto per imbavagliare il web. Questa è la sostanza cruda, non c'è nulla di casuale in quello che sta accadendo. È in corso una grande operazione per imbavagliare il web. Naturalmente la fanno in modo graduale, non la fanno in un colpo solo, stanno introducendo una serie di misure. E perché lo fanno? Un passo indietro. Da dove è cominciata questa cosa? È cominciata non molto tempo fa, si chiama Russiagate. Hanno inventato la grande fake news del Russiagate. Con questo si è inventato il termine fake news e con questo si sta svolgendo una gigantesca operazione di modificazione del sistema del web, tutto intero, cioè di quello che qualche decennio fa consideravamo il regno della libertà. Non è più così, non è più nessun regno della libertà. E che cosa sta succedendo? La spiegazione, a mio giudizio, è molto semplice. Il mainstream, cioè gli organi della comunicazione che loro hanno nelle loro mani, che sono quasi tutti, è diventato inaffidabile. La gente a milioni percepisce che gli si sta raccontando delle grandi bugie, mentre il web, nonostante la sua confusione, e la sua gigantesca e caotica organizzazione delle comunicazioni, è tuttavia un luogo dove ci si può ancora esprimere. E quindi l'obiettivo è imbavagliare la pubblica opinione, cambiando i termini del problema. Per questo la lotta contro la direttiva dell'Unione Europea deve diventare, a mio avviso, uno dei momenti principali per impedire che questo piano si realizzi.